uno schianto, una challenge e un bambino di 5 anni che non c'è più. Tutto per creare un canale e creare contenuti di un canale YouTube di alcuni ragazzi. Loro si chiamano i The Borderline. Non ho davvero intenzione di parlare di quello che è successo, le dinamiche sono ancora da capire, tante voci confermate, non confermate, non importa. Quello che invece vorrei vedere un secondo è cosa è successo dopo lo schianto, in quel momento in cui una cosa sola è chiara: un bambino ci ha rimesso la vita e qualcuno ci sta monetizzando sopra. L'unico scopo di questo video è capire esattamente chi sta guadagnando e come dalla morte di un bambino di 5 anni. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, la tragedia di The Borderline deve far partire delle riflessioni, ma non da me, da sociologi, da educatori, da forse psicologi, non è il mio compito. Il mio compito però è quello di fare business sulla rete e c'è una cosa che mi manda davvero, davvero in bestia. Quello che rimanda in bestia è quello che dice Repubblica, scusatemi se vi condivido Calenda, giuro lo farò il meno possibile, che a Roma incidente mortale, YouTube non interrompe la pubblicità e per i The Borderline arrivano altri 6.000 euro di incassi e 20.000 nuovi follower. Già, perché la volontà di andare a vedere che cosa dicono i The Borderline, quali contenuti c'erano, eccetera, si coniuga con il fatto che quei contenuti sono monetizzati, fortemente monetizzati. E in tutti questi giorni la monetizzazione è perfettamente attiva. Una scelta di chi? Beh, di sicuro una scelta dei The Borderline stesso, questo non c'è da dubitare, ma anche da un certo punto di vista una scelta di chi quei contenuti poteva disabilitarli, ad esempio Google. Chi ci guadagna? Premesso che ogni visualizzazione porta qualcosa di guadagno e di visualizzazioni The Borderline ne fanno centinaia di migliaia, quindi ci sta, centinaia di migliaia al giorno peraltro, quindi ci sta che il discorso si complichi un pochettino, ma se dobbiamo andare a vedere davvero chi ci guadagna, beh, loro in prima battuta, ma il 50% di quello che loro guadagnano, beh, arriva a Google, che a quanto pare non ha nessun problema nel incassare il 50% di quei contenuti. C'è qualcun altro che ci guadagna? Oh, certo che c'è qualcun altro che ci guadagna, tutti gli inserzionisti. Ci guadagnano perché? Perché in concomitanza con un fatto di cronaca molto molto conosciuto, beh, arrivano e si buttano a pesce nel non volere escludere. Attenzione, non vi sto dicendo che vogliono fare pubblicità proprio lì, o meglio, anche se fosse non lo vedremmo. Vi sto dicendo una cosa un filo differente, che come tutti i circuiti pubblicitari, anche il circuito pubblicitario di YouTube può benissimo essere controllato, o meglio, qualunque brand, qualunque centro media, qualunque società di advertising può tranquillamente, in occasioni come queste, escludere alcuni dei contenuti dal catalogo dei posti in cui vengono mostrati. Come? Beh, ce lo dice Google stesso, se volete vi lascio anche il link. Ci sono modalità automatiche per escludere anche una singola URL, cioè anche solo una singola pagina di un sito web, e in questo caso per togliere i canali loro. E invece non funziona così. O meglio, potreste anche non crederci, io vi capirei se non voleste credermi. Quindi facciamo una bella cosa, ve lo faccio vedere. Basta aprire una nuova finestra, incollare il canale in questione da una finestra anonima e arrivare su uno qualunque dei contenuti. E in questo caso abbiamo a Make Casa, eccoli qui, che sono, diciamo, parte di quelli che vanno a finanziarli. Non solo, ce ne sono tanti altri, se noi riapriamo sono decine e decine i brand che riusciamo a trovare
che hanno deciso volontariamente di non escludere questa parte dalla loro parte. Abbiamo IRAP, ad esempio, o chi ancora? Oh, abbiamo Rokugin italiano, ma mica solo questi, prima di fare questo video ne avevo anche parlato, ne avevo trovati tutta una serie di altri. Questi sono Dentrel Pro, c'è Net, non lo vedete da qua, devo ridurre un pochettino, c'è Netflix che fa pubblicità su questo, c'è Pasta Room, c'è Peugeot Italia, ce ne sono quanti più ne volete, uno per ogni stagione. E fa un po' pensare. Un aggiornamento per fatti successi dopo che ho finito di registrare il video. Il canale dei The Borderline è cambiato. Adesso, nella nuova versione, capeggia un comunicato di vicinanza con Manuel e con la famiglia. Quanto è onesto il messaggio? Facile da vedere. Non solo i contenuti sono ancora tutti ovviamente online, ma cosa ve lo dico a fare? Nessuno ha spento minimamente ovviamente la pubblicità e quindi continua a monetizzare a questo punto anche della nuova attenzione che quel messaggio vuole portare. Credo che non ci sia nient'altro da dire, no? Perché se la possibilità di escluderli c'è, allora la non esclusione è una volontà. Possiamo anche provare a discutere un attimino e capire con Google, che ti dice magari non c'è una sentenza definitiva, quei contenuti sono di un certo tipo ma non sono contra policy e quindi io non ho un motivo per bloccarlo. Certo, sarebbe un po' carino magari dire li stiamo tenendo per loro, che possono bloccarlo in ogni momento, se ce lo chiederanno lo faranno, ma i proventi da parte nostra vengono dati alla famiglia delle vittime, a un'associazione per... non saranno quei 5-6 mila euro di revenue che fanno la differenza, ma il gesto la fa la differenza e tanto. Ma mica è finito qui, ci sono anche quelli invece che sono corsi come dei conigli a cancellare le tracce del fatto che li avevano sponsorizzati i The Borderline. Un esempio, Sony che pubblica questo tweet con: conoscete The Borderline? Questi ragazzi creano contenuti da pazzi. Già, si è visto. È che strano, i pazzi ogni tanto fanno male alle persone o si fanno male. Che ne pensate dei loro video? Noi divertono moltissimo, sì, anche alla mamma del bambino probabilmente. Ecco perché non abbiamo esitato a dar loro qualche prodotto alfa per offrirgli il meglio della qualità foto-video. Chissà se lo stavano usando anche mentre erano in macchina quel giorno. Grazie ragazzi. Ora, fermi tutti un secondo. Ho fatto dell'ironia, ma in quel momento preciso, possiamo anche chiacchierare un secondo e capire magari cosa potevano pensare che sarebbe successo o meno. Di sicuro non pensavano sarebbe successa la tragedia che è successa, ok? Quello ne sono abbastanza sicuro. Certo è che spingere un canale che fa challenge puoi anche arrivarci con un minimo di grano salis, che qualcuna di queste challenge potrebbe andare un po' oltre. È successo a tutti, è successo a Logan Paul più volte, cioè in giro per il mondo questa cosa del canale delle challenge è abbastanza normale che qualcuno prima o poi pesta il merdone. Ma vogliamo anche evitare quella parte, ok? Facciamo finta di niente. Non ti cancelli così come un ladro. Perché non cancelli come un ladro? Uno, perché non serve. Visto che lo stai facendo dopo che su Google, se noi cerchiamo su Google Sony The Borderline, ci sono decine e decine già di notizie che dicono che tu li avevi sponsorizzati. Quindi il contenimento del danno eventualmente prima, non dopo che tutti i giornali possibili e immaginabili ti hanno già citato, ok? Non così. E poi non così. Così hai qualcosa da nascondere, così è fatto male. Come mi hanno chiesto molti, ho scritto un thread su Twitter su questa cosa e mi hanno detto: vabbè, ma allora cosa avrebbero dovuto fare? Se volete vi faccio un esempio, non è perfetto, però è l'esempio di come ci si comporta, di come si comportano le persone corrette. Ad esempio, non tanto cancellare, ma comunicare, dirlo, ok?
nessuno ti avrebbe incolpato del fatto che è colpa tua per cui loro hanno fatto questa cosa, ok? Magari ne parliamo dopo. Però, comunicare. Piccolo comunicato: in risposta ai numerosi articoli che accostano il nostro marchio a un recente fatto di cronaca, si precisa che i creator citati è stata attivata una collaborazione episodica dopo una valutazione dei contenuti in quel momento disponibili sul canale che non presentavano criticità. Assolutamente vero. Possiamo discutere al massimo sul cosa avrebbero potuto fare di peggio, però in quel momento non c'erano criticità, corretto. Sony ha in via precauzionale interrotto ogni ulteriore collaborazione in attesa che le autorità determinino i fatti, rimuovendo i contenuti della sponsorizzazione in oggetto sino al chiarirsi della situazione, per evitare di alimentare ulteriormente le dinamiche di diffusione, e poi cancelli i contenuti, ok? Il nostro marchio è sempre legato all'implementazione dei valori fondanti del nostro codice etico, non si è mai prestato a incentivare la creazione di contenuti che possano potenzialmente mettere in pericolo la salute delle persone. Va bene, ok? Poi ti può piacere o non piacere, l'ho buttato giù 2 secondi, probabilmente lo riscriverai adesso, ma lasciate perdere. L'idea di base è: sei chiaro e non cancelli le cose, perché cancellare le cose è ciarlataneria, ma a livello 1000, o come dicevamo su Twitter ancora, è nascondere la cacca scagliandola con forza nel ventilatore. Quello che è successo è effetto Streisand. Potremmo chiudere qui, però una riflessione in più la vorrei mettere sul tavolo. Non è tanto il branding, cioè non voglio prendermela in questo caso specifico con Sony, ma l'idea stessa delle challenge è un meccanismo di un cane che si morde la coda, perché? O di un serpente uroboro, se volete fare quelli. Perché? Perché più fai challenge sceme, più hai visualizzazioni, più hai accordi con i brand che vogliono andare su quelle visualizzazioni, tra l'altro su un pubblico particolare, perché tra l'altro non sono bloccate ai minori di 13 anni le challenge, quindi su tutto quel pubblico che ha un valore enorme perché è difficile da beccare, ok? Ora, più hai visualizzazioni, più hai sponsorship, più gli altri vedono che fai soldi facendo challenge e vogliono fare come te, quindi fanno challenge più sceme. Il meccanismo di reward, cioè il meccanismo di premialità dietro questo tipo di contenuti, è malato, perché predilige quei contenuti che più di tutti diventano ancora più pericolosi, perché i contenuti ancora più pericolosi sono ancora più visti. I contenuti ancora più visti, bla 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 bla, uno dietro l'altro. Certo è che se fossi uno di quei brand che attualmente sta sponsorizzando il canale, mi vergognerei come un ladro. Se non ne fossi a conoscenza del fatto, prenderei il mio centro media o la mia agenzia di advertising, li metterei contro a un muro e li prenderei a schiaffi forte, a due finché diventano dispari. E una cosa, adesso non ho tempo per farlo, ma una cosa sola vorrei vedere: se qualcuno mandasse una bella lettera al vostro, una bella lettera per 231, per il vostro comitato etico, ok? O ai consiglieri esterni, e vi chiedesse in che modo finanziare in questo modo questo tipo di contenuti alla luce di questa cosa è pertinente con il nostro codice etico, col vostro codice etico e con le finalità che volete perseguire. Perché ESG è una bella parola, ma tante volte così è come un bellissimo, meraviglioso canto gregoriano, ma usando come testo una bestemmia. Funziona, ma non è esattamente la stessa cosa, o almeno così la penso io. Ditemi come la pensate voi. Tutto qui, direi che non c'è null'altro da aggiungere, se non che se vi piacciono le analisi di questo tipo potete provare a registrarvi, che ci sono un po' di cose che potete vedere, ma non ho intenzione di far pubblicità alle cose che potete vedere in questo momento. Io sono Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza informatica, ma vengo in pace, sono prestato alla comunicazione di crisi ed è quello che faccio per lavoro, e come sempre anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato, ed estate parati.